cœur de l'Ouest, au nord de l'Ouest, de Brésil. Schiere, jusque schiere, tout le dolo, parce que ton semo prial, la tête tout le dolo, tout se boit une lippe. En avait ce deux cas, il stoffe, de la dolo, non heureux, Nathan, non assez. A vu les deux noix de notre salle, mais c'est un lippe aussi que nous me plazala, on t'a pas au zonel. Alors, deux pas à recul. Si on a du ta, si on a du ce, si on a du dolo, en heureux, nous tous voire, il y a ce homel, on a nous savoir à vue de là. Ecco, questo qui è corto, finisce lì. Sa cosa vuol dire? No. Allora ho detto, c'era un giovanotto e andava a cercare le ragazze, come tutti. Però lui andava a Prato, a Oseaco, a Niva, a Liscia, te avanti e indietro, perché gli sembravano più belle quelle fuori paese, no? E andava diversi anni di qua e di là. Dopo, quando era ora di prendere moglie, ha visto che vicino a casa sua c'era una bella ragazza, una brava ragazza, e ha sposato quella. Allora dopo ha detto, andavo in giù, andavo in su, andavo in là e andavo in qua, e vicino a casa la avevo e non la vedevo. Quagliavellino, nato a Stolvizza di Resia il 28/3/1933. E di qui erano periodi molto difficili, non soltanto per la crisi che c'era in quegli anni lì, ma io capitai che dopo è venuta la guerra. E la guerra, sa come sono le guerre, tutto diventa molto più difficile. Nonostante tutto che qui eravamo una zona che combattimenti veri non si sono fatti, sono stati un po' alla fine con i partigiani tedeschi, ma del resto. E già nel 44 noi qui eravamo messi un po' alle strette come per vivere il mangiare, e si doveva ricorrere nel Friuli. O si portava giù, noi eravamo un po' fortunati, avevamo due mucche, si portava giù burro, formaggio e si faceva cambio, no? Si trovava così. E allora subito dopo la guerra bisognava, come ho detto prima, bisognava andare via a trovare altre zone. Perché mio babbo, essendo perso là, l'Istria, qui bisognava andare. Allora io di maggio, penso verso la fine di maggio, partimmo io e mio babbo, avevo anche due fratelli, loro erano andati da soli, partimmo di qui, qui allora non funzionava niente, bisognava andare a piedi, e avevamo la bicicletta, una, con l'attrezzatura, come ha visto quelle là, no? Con l'attrezzatura su di Arotino, e siamo partiti a Moggio, arriviamo a Moggio, risulta il treno, dice non c'è, arriviamo a Moggio, lì dice il treno va. Va avanti, avete pazienza, beh, prendiamo i biglietti fino a Treviso. Però quando siamo arrivati a Udine, pomeriggio verso 3-14, per oggi non va avanti. Allora aspettiamo il giorno successivo e partiamo con sto treno. Un vagone solo era di terza classe, allora c'era anche la terza classe. Allora andiamo avanti, veniamo sulla ponte di Piave, gli dice andiamo verso Montebelluna. Passiamo il Piave, adesso i paesi non me li ricordo perché non sono mai stato più dopo. E anche lì abbiamo provato, non c'era niente da fare. Allora dice, sai cosa facciamo? Puntiamo subito nell'Emilia Romagna. Perché aveva sentito parlare che di un suo amico, collega, che aveva la stessa età, che lui era là in Romagna, che lavorava e tutto. Allora partiamo a marce forzate. Dico anche un'altra cosa, a Padova, cioè, perché veniva anche fame, io avevo 14 anni, e non si trovava neanche da comprare, anche avendo qualche soldino, perché allora c'erano le tessere annonarie, non so se lei ha sentito mai parlare, dato che è molto più giovane di me, cioè lei poteva comprare solo tanto, c'era dall'1 al 30 o dal 31 tutti i giorni segnato il numero, e quando andava nel suo bottegaio tagliavano quelle lì per comprare tanto, vi davano non so quanto, per esempio pane di 100 grammi o 150 grammi al giorno, o farina di grano turco. Allora noi le tessere le lasciamo qui alla famiglia, le chiamo noi, andiamo verso le zone ricche, ci arrangeremo. Ma non era così facile, perché non vi davano, non vi vendevano pane se non avevate la tessera. Io molte volte, purtroppo ero giovane e non avevo vergogna, coraggio sì, rispetto, educazione sempre, mio babbo ha sempre detto. Prima di insegnarmi a fare la rotina, mi ha insegnato il modo di praticare le cose. Ti posso dire una storia che io ero vicino a Ravenna,
con la rotina, ero solo laggiù perché allora mio babbo era malato, i miei fratelli, uno era sposato e uno era militare, allora ero solo. Perché io ho cominciato a girare da solo che non avevo neanche 17 anni. Perché gli dico, io e mio babbo eravamo vicino a Cesena, mio babbo stava poco bene, andò dal dottore, il dottore lo ha visitato, dice, lei addirittura dovrebbe andare all'ospedale perché c'ha la pleurite. E dice, tutti i modi che ha detto come mai qui, ha spiegato più o meno come ci troviamo qui, che siamo a rotine ambulante, che veniamo dal Friuli. E allora dice, lei deve andare a casa perché altrimenti se non si cura va in TBC. E allora lui dice, andiamo a casa. E io dico, babbo, andate voi a casa, io non sono malato. Io compiuto i 17 anni di marzo e questo era dell'anno prima di ottobre. E lì cominciai a andare a girare da solo. Ma dice, come devo fare? Come devi fare? Farò. Dico, se non altro, mangerò via da casa. O per elemosina, o con la rotina, o con qualche cosa. Infatti iniziai lì la mia attività e avevo coraggio. E trovavo anche bene. E facevo... Non dico come adesso, facevo come potevo, ma tutti i modi quei clienti mi hanno continuato a ridare anche dopo, vuol dire che erano, diciamo, non soddisfatti 100%, ma erano contenti, no? Sì, sì. Allora questo signore è partito da qui con la carretta che andavano via, e allora andavano in tanti, come anche mio babbo, prima della guerra del 15-18, con mio nonno andavano a Zagabria, perché nei paesi slavi si guadagnava di più. E questo signore, che gli dico che lui è nato a Liscate, dalla centrale su c'è, dove si va per andare in Slovenia, c'è una borgata. Lui è nato a Liscate, si chiamava Troncon Giuseppe. E lui andò là e un giorno capitò, era nell'impero austro-ungarico, no? Prima della guerra del 15-18, capitò a Sopron. E Sopron è sotto Ungheria, no? E lì lavorava in piazza, aveva il suo carretto e tanti attrezzi, come ho detto prima, che andavano a raccogliere, rasoi, forbici, tutte quelle cose lì. Lui faceva solo arrotino e ombrellaio, non perché qui molti, per esempio, che mio babbo in Istria facevano, si arrangiavano un po' anche come stagnini, capite, per poter... E verso le 11 dice, passo una carrozza, si ferma e scende giù un signore. E viene da me e dice, perché là... La rotina era rispettata più che in Italia. C'è sempre buongiorno maestro, dicono loro in tedesco, io non lo so. Buongiorno maestro, buongiorno, ha bisogno. Ma dice, lei affila anche il rasoio? Certo. Ma dice, tagliano dopo? Tagliano, li affilo per quello. Ma dice, se ne gliene porto due me le può affilare? Sì, sì. Allora dice, poco dopo lo vedo arrivare con due rasoi, dice, uno se mi faceva la corteria ne aveva bisogno, dice, di tagliare la barba a mio padrone, e se me la fa uno almeno, beh, dice, venga fra mezz'oretta. Infatti fra una mezz'oretta le viene con sto, prende sto rasoio e dice, li pago tutto pomeriggio. Sì, sì, va bene. Allora poco dopo, no, lui va, questo qui era il barbiere del suo padrone, va là, e lo ha saponato, che dopo li ha contato dopo, no? Le ha saponato e tagliava, e questo signore lì che stava fermo per aver rasata la barba ha detto col barbiere, taglia, perché, dice, non sento niente, ostia, se taglia. Quando ha finito si è lavato, dice, neanche da bambino aveva una faccia liscia come adesso, vai e di al maestro che lo voglio a pranzo. Ma lui contava a mio babbo, dice, io ho pensato andare a pranzo da signore, senz'altro che è un signore, si perde tanto tempo e io ho bisogno di lavorare, no? Dice, io con un po' di mortadella, un po' di pane, alla svelta mangio una birra, perché c'era la birra, e poi devo tornare a lavorare perché aveva diverso lavoro, se no non finisco andare a sera. A lui ha trovato queste, dice, ho detto, a lui ha trovato questa scusa, ma dice, non posso lasciare qui tutto, perché se io vado là, se viene qualcuno che mi porta qualche pezzo via che la gente mi ha affidato per affilare, io come faccio a rispondere? Allora lui tornò dal padrone, allora il padrone va dentro, fa un scarabocchio lì, porta dal borgomastro, sindaco, che la chiamano borgomastro. Ed era scritto, dice, poco dopo vedo questo signore che arriva con una guardia.
Perché io mi sono anche preso un po' paura, dicevo, con chi ho da fare? Sono in regola, chissà, qui possono anche, dato che sono italiano e in terra straniera, dar via foglio di via e tornare in Italia. Sai te, lui aveva questi pensieri, no? Quando andò lì, sempre con gran saluto e rispetto, questo qui dice, ecco, quando io la vengo a chiamare, che è il pranzo, che il padrone è pronto al pranzo, la guardia qui comunale starà a guardare la sua roba, che nessuno gli tocca. Allora dice, non potevo più rispondere di no. Ero messo alle strette, allora andai là e appena mi presentai là al cancello, suonato, e dice, è venuto a aprirmi, ah sì sì, venga, venga, sono la rottiglia, venga, venga, venga avanti che il padrone l'aspetta a tavola. Va dentro, dice, avrei bisogno, va a pulirsi un po' le mani, e arriva là, salutato questo qui, grande cortesia, grande, erano solo loro due, uno da una parte e uno dall'altra, e voleva sempre sapere dove viene, come viene, sa tutte queste curiosità come capita sì, dappertutto. E allora dopo dice, adesso io vado a riposare, lei va, poi dopo io vengo a trovarla là che voglio vedere un po' i suoi. E quando è venuto là pomeriggio dice, lei non deve girare, lei deve mettere il negozio qui. E va a filare qui, non deve girare lei. Ma dice, qui non si vive, qui massimo una settimana, dopo ci vuole due, tre mesi, perché sì, questi attrezzi si rovinano per sì, poterli sì, affilare un'altra volta. Dice, e poi dice, qui è difficile, dove metto un negozio? Attrezzatura? Non ci sono problemi. Dice, lei deve star qui. Quel giorno che non prende la paga, che non ha abbastanza lavoro, lei segni, data e tutto, e io quando vengo gli do quello che è. Questo qui era, adesso in poche parole, era principe Ferdinando, figlio di Francesco Giuseppe. Oh. E lui diventò grande amico. E allora dopo quando lui viene dice, adesso lei deve guardare quale sarebbe il posto adatto per mettere su un negozio? Che dopo mette, come ho parlato prima, quello di Treviso, mette su tutte le cose affini, rasoi, tutte quelle cose in vendita, forbici, no? Perché si adatta alla routine. Ma dice io, se dico quella sarebbe bene, ma è occupata. Se lui la manda via, dopo avranno rabbia anche i cittadini contro di me, mi possono fare anche qualche attentato. E io gli ho spiegato le difficoltà a questo qui. Non ci sono difficoltà. Lei qui sarà trattato, io darò ordine che deve essere trattato al massimo rispetto. E li troverò anche l'alloggio, pagando piccole cose. Vedete? Dopo lui, questo principe, nel loro impero spazio dappertutto, che lei non so se si ricorda, una volta, io prima volta che andai a Udine nei bar, c'erano i reclam normalmente di liquori, di grandi specchi, no? Sì, sì, io sì, mi ricordo sempre a voi c'era Barbaro Zucca. Sì, sì, sì. No? E allora lui fece fare a Rotino, no? In tedesco e in ungherese, il doppio, no? Il doppio. Dice Josef Tronkon, a Rotino fiduciario della Casa Imperiale di Vienna. Sì. Allora dice dopo avevo anche troppo lavoro che ha dovuto chiamare due bravi arrotini da Resia che l'avessero aiutato.